con il lancio della nuova BMW R1200 GS e della nuova R1200 GS Adventure, BMW Motorrad inaugura un nuovo capitolo della storia di successo dei modelli GS che da quasi tre decenni sono l'icona delle grandi enduro da viaggio. Già la R1200 GS e la R1200 GS Adventure delle ultime generazioni disponevano di prestazioni e potenza eccezionali, con in più un campo di utilizzo molto ampio nei lunghi viaggi come nei ride, esprimendosi al massimo nelle strade tortuose in pianura e in montagna. Grazie al nuovo propulsore, i nuovi GS innalzano ulteriormente il riferimento per piacere di guida e divertimento del pilota. Il nuovo motore boxer, che utilizza la tecnologia DOHC, presenta lo stesso principio costruttivo e la medesima configurazione della BMW HP2 Sport, con degli adattamenti per le esigenze d'uso richieste dall'utente delle grandi enduro da viaggio. Già il motore dei modelli precedenti, da 1170 cm3, offriva un'eccellente spinta in ogni condizione di viaggio e in tutte le situazioni di guida. Adesso il nuovo propulsore che equipaggia la R1200 GS e la R1200 GS Adventure innalza il livello offrendo maggiore spinta a bassi regimi, più ampio range di utilizzo, maggiore a lungo e un complessivo miglioramento del piacere di guida grazie ai 110 cavalli e al regime massimo di utilizzo ampliato in 500 giri al minuto, fino a 8500 giri. Il nuovo propulsore della R1200 GS e Adventure mantiene inalterata la straordinaria configurazione boxer che lo ha reso unico, ma è stato sottoposto a una serie di interventi che gli consentono nuove e migliori prestazioni. Il nuovo propulsore, analogamente al propulsore della BMW HP2 Sport, è equipaggiato con due alberi a camme in testa azionati a catena. Il comando valvole avviene attraverso dei bilancieri molto leggeri e altamente resistenti ai regimi elevati. Grazie alla configurazione radiale delle quattro valvole è stato possibile realizzare una camera di combustione dal disegno molto compatto. Analogamente ai modelli precedenti, la miscela viene accesa da due candele, mentre è rimasto inalterato il rapporto di compressione, che è di 12:1. Grazie alla regolazione antidetonazione è possibile utilizzare carburante da 95 a 98 ottani. Il motore eroga una potenza massima di 110 cavalli a 7750 giri al minuto e una coppia massima di 120 Nm a 6000 giri al minuto. La stabilità termica, anche in condizioni estreme, è assicurata da un radiatore per l'olio. Le modifiche portano maggiore coppia e potenza sull'intero arco di utilizzo. La trasmissione è assicurata dal cambio a 6 rapporti che era stato rivisitato nel Model Year 2008, con cuscinetti dal diametro maggiore oltre ad una nuova distanza tra gli alberi. Il telaio è altamente resistente alle torsioni. All'anteriore c'è l'esclusivo sistema BMW Telelever e mentre le sospensioni posteriore e il noto sistema BMW Paralever, l'esclusivo mix di questa tecnologia, assicurano una guida sicura e impeccabile. L'impianto frenante rimane il riferimento della categoria, rimane invariato rispetto al precedente e può essere equipaggiato con il sistema BMW Motorrad Integral ABS. Il sistema di controllo elettronico delle sospensioni ESA consente il perfetto setting delle sospensioni secondo il tipo di guida, il carico e il percorso che deve essere affrontato. Il sistema ESA, Electronic Suspension Adjustment, per l'enduro, è perfetto per le esigenze dell'enduro da viaggio ed è disponibile come optional per le nuove GS. Il sistema interviene sul precarico di molle degli ammortizzatori, adattando la risposta delle sospensioni alle differenti condizioni di esercizio, in fuoristrada riducendo la possibilità che le sospensioni vadano a fondo corsa, nella guida turistica riducendo i trasferimenti di carico e l'affondamento dell'anteriore in caso di guida a pieno carico. La regolazione elettronica delle sospensioni enduro ESA
prevede la scelta tra modalità di guida su strada e fuori strada e offre al motociclista la possibilità di selezionare varie impostazioni semplicemente premendo un pulsante al manubrio. La posizione del manubrio arretrata è ottimizzata ergonomicamente per la guida su strada o su terreni non troppo impegnativi e per guidatori di statura non molto alta, mentre la posizione avanzata assicura dei vantaggi nella guida in piedi sullo sterrato. In questo modo finiamo la puntata numero 21 di Motor News. Io vi ringrazio per averci seguito, sarà la prossima settimana sempre in questa rete a questo orario. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.